Ciao, ho deciso di tornare su questi schermi in questo periodo un po' difficile, un po' complesso, per anche tenervi un po' compagnia, magari tenerci un po' compagnia, in quanto io sto trovando YouTube molto di sostegno in questi giorni in cui stiamo a casa, insomma, non usciamo, non ci muoviamo, eccetera. Quindi vorrei in qualche modo, appunto, niente, farvi un po' vedere come passo queste giornate di noia a casa, però è fondamentale rispettare queste regole e farlo in realtà per il bene di tutti, sia vostro ma anche della comunità e di chi vi sta vicino. Quindi niente, si esce solo per motivi strettamente necessari, come andare a fare una visita in qualche posto urgente, come andare a fare la spesa per mangiare e basta, andare al lavoro per chi deve. Per questa settimana noi siamo a casa come studenti tirocinanti, perché in realtà siamo andati in tirocinio fino ad oggi, nonostante tutto ciò, e niente, quindi non mi dilungo oltre, vi dico solo che appunto siamo a casa fino alle 13 venerdì. E quindi teoricamente dal lunedì 16 torniamo negli ospedali. Purtroppo sono disposizioni dall'alto, non è la nostra volontà. Chiudiamo questo argomento e diamo inizio alla giornata. In realtà è mezzogiorno e un quarto. Io stamattina mi sono svegliata con calma, ho fatto colazione, ho fatto le mie cose e poi niente, ho portato fuori il cane a fare i suoi bisogni. E adesso non so cosa fare. Netflix l'ho fatto, cioè ho fatto Netflix questo mese, cioè d'ora in avanti in realtà, però lo lascio soprattutto per pomeriggio sera, quando proprio non ho più idea di cosa fare. Stamattina volevo fare una cosa che non faccio mai, perché purtroppo non ho mai tempo, ovvero dare un po' di, come dire, attenzioni alla mia povera camera, che non è troppo disordinata, però è proprio, non è tenuta bene in questo periodo. Perciò volevo pulirla, quindi spolverare, cose di questo genere, insomma. E volendo anche un attimo sistemare alcune cose, cioè proprio buttare via, riordinare, diciamo. Ci sarebbero un sacco di cose da riordinare, vediamo cosa riusciamo a fare. Cerco di rendermi partecipi.
Niente, oggi ho deciso di farmi le mie super penne integrali con questo sugo che era rimasto, che è tipo pomodorini e pancetta. E basta. Adesso la pasta sta cuocendo, l'ho appena buttata giù. Niente, ho deciso di mangiare pasta perché non la mangiavo da questo weekend, quindi era ora di reintegrarla. Niente, adesso mi sono presa il mio PC, me lo porto in cucina, così mentre mangio mi guardo qualcosa. Consigliatemi qualche serie TV su Netflix. Io ho visto La Casa di Carta, Riverdale, Elite, Sex Education, Baby, You. Vi faccio i nomi di quelli che ho visto di più. E ci sono alcuni titoli che mi lasciano un po' perplessa, cioè di serie TV che so essere molto famose ma che non mi attirano, tipo Stranger Things. Un'altra era Breaking Bad, mi pare. Black Mirror. Non lo so, c'è un po' di serie TV che sento spesso dire ma che non ho mai visto. Ok, è arrivato il momento per il piccolo Artù. Dov'è? Qua. Di andare a fare una passeggiata, perché i suoi bisogni non possono essere rimandati. Quindi niente, staremo qua ovviamente in quartiere e andremo a fare pipì e quello che deve fare, insomma. Guinzaglio, telefono, chiave di casa. E si va. Fuori, tra l'altro, fa un tempo stupendo. Ci sono tipo 16 gradi, sole. Era una giornata perfetta per andare fuori, fare delle gite, insomma, per fare cose. Però, ahimè, niente. Scusatemi per questo traballamento, ma guinzaglio. Bravo! Buongiorno, giorno 2. Niente, stamattina abbiamo fatto la spesa, poi ho fatto un po' di esercizi qua in casa per l'addome e questo è quanto. Sono già annoiata ed è soltanto un mezzogiorno e mezzo. Comunque, ieri sera ho riacceso il mio computer che di solito sta là, l'ho ricollegato alla corrente, riacceso, eccetera, per giocare a The Sims perché è un po' pesante come gioco, quindi preferisco metterlo sul fisso che è più strong rispetto al portatile che mi serve per la tesi, eccetera. E quindi l'ho ricollegato e stanotte ci ho giocato. Ho fatto una casa meravigliosa. Dopo, quando lo accendo, ve la faccio vedere. Basta. Questo è quanto. Adesso mangiamo. Oggi abbiamo preso della carne e della verdura. Questo è quanto. C'è una giornata stupenda, ci sono 20 gradi. Infatti penso che dopo mi metterò in giardino a prendere un po' di sole, almeno faccio qualcosa di produttivo. A voi come procede la quarantena? Allora, sono andata a fare un po' di scorte di spese per la family e adesso niente, mi sono messa in tenuta ginnica e vado a fare una corsa da sola, tutta in solitudine, però almeno insomma vado un po', diciamo, fuori dal centro città da sola, pur di fare un po' di sport. Niente, ho messo le cuffiette, il contapassi. E si parte. Ecco, come promesso, volevo farvi vedere la mia
nuova casa che ho costruito, visto che ci ho appena trasferito la mia famiglia. Allora, qui praticamente ci ho fatto la piscina con mega vasca idromassaggio, sdraio e piscina gigante. Tra l'altro con dettagli favolosi tipo questo. Qua ho fatto un giardino tipo zen con fontana, eccetera. La casa invece è questa qua, mi piace molto come l'ho proprio fatta con tetti, eccetera. E adesso vi faccio vedere come l'ho organizzata. In realtà è ancora mezza vuota perché li ho appena trasferiti, però ci sono. Qua c'è l'entrata. Aspettate, ok, qua. Cucina, l'ho fatta super mega moderna. Stanza da palestra, eccetera. Bagno degli ospiti, comunque bagno di piano terra. Sala, camino, libreria, divani. Sala da pranzo, albero di Natale a caso perché non so, era carino. Non so neanche com'è acceso. Ah, è così. Ok, e qua era un po' vuoto, perciò ho messo per ora questa scrivania, ma vedremo. Piano di sopra, invece, quindi si sale da qua con la scala e c'è la camera da letto pensata per i genitori, diciamo, questa qua, una camera vuota con bagno annesso, un altro bagno al quale si accede sia dal corridoio qua sia dalla seconda camera da letto che invece ho pensato per un eventuale bambino o bambina. E questa potrebbe essere tipo la camera di quando il bambino è piccolo, eccetera. E niente, questa qua sarebbe la terrazza, ma devo ancora farla bene, sistemarla. E nulla, li ho appena trasferiti, perciò speriamo.